Se l'Assemblea di Ecolan ha approvato il nuovo statuto per accogliere i rilievi del TAR Abruzzo in merito al controllo analogo, chi pagherà i danni del periodo in cui la società in house ha svolto il servizio senza essere in regola? E questa è una delle domande che pone l'onorevole Fabrizio Di Stefano, deputato di Forza Italia, all'indomani dell'Assemblea straordinaria dei 53 sindaci soci di Ecolan S.p.A., la società a intero capitale pubblico che gestisce il servizio di igiene urbana in diversi comuni del comprensorio frentano. L'adozione di un nuovo statuto, spiega Di Stefano in conferenza stampa a Lanciano assieme al consigliere comunale Graziella Di Campli, sostanzialmente conferma l'illegittimità in cui operava Ecolan per i comuni di Lanciano, Ortona, Tessa e ancor prima Orsogna, come rilevato dal TAR. Ma Di Stefano solleva un altro dubbio sulla direzione di Ecolan. Ma mi preoccupa se questa grossolanità con cui viene amministrata Ecolan dovesse andare avanti, soprattutto perché ho appreso qualche giorno fa dai giornali che colui che, non so con quanta legittimità, sia stato nominato direttore generale Gabriele Di Pietro, è stato rinviato a giudizio per bancarotta preferenziale per la società Sogesa che gestiva l'analogo consorzio di rifiuti del Teramano. Ora, se tanto mi da tanto, io lungi da me dal dare un giudizio dal punto di vista giudiziario della vicenda, saranno i magistrati della Mani a giudicare, però un dato è certo che il Sogese è fallito. Io non vorrei che questa gestione così, con tanti dubbi e con certezze testimoniate anche da queste modifiche statutarie che evidentemente vanno a sanare qualcosa che sano non era, non vorrei che anche Ecolan arrivasse a dover tra qualche tempo sancire un tracollo economico. Per la De Campli non si è trattato in Consiglio Comunale di una approvazione, passo propedeutico alla successiva adozione del nuovo statuto in Assemblea dei Sindaci. Per me non si tratta di approvazione, ma semplicemente di una presa d'atto. In effetti viene posto all'attenzione del Consiglio uno statuto sul quale la massima assise comunale non può assolutamente pronunciarsi e deve accettarlo così com'è, senza possibilità di modifica alcuna. Questo mi sembra un modo alquanto irregolare di procedere, per poi non entrare nel merito di tutta la questione inerente al controllo analogo, che appunto alla luce di come è stato ripresentato, secondo me, e sono fermamente convinta di questo, non risolve il problema sollevato già dal TAR e che questa volta si vuole riproporre in maniera un po' più ampia e approfondita, ma sicuramente non centrata nell'argomentazione stessa.